19 e noi ne parliamo insieme al comandante della Guardia di Finanza di Palermo, Gianluca Angelini. Buongiorno e benvenuto qui su Radio Fantastica. Buongiorno a voi. Allora, come siete riusciti a risalire al meccanismo che avevano messo in piedi? Diciamo che il controllo sulla corretta percezione delle varie forme di ristoro che lo Stato ha stanziato in questo ultimo anno per sostenere le imprese che sono state molto colpite chiaramente dalla crisi economica connessa all'emergenza sanitaria, per la Guardia di Finanza è stato fin da subito una priorità assoluta, appunto per sostenere il tessuto economico sano del Paese. Pertanto noi nel corso delle nostre normali attività ispettive diamo sempre molta attenzione a verificare la corretta sussistenza dei requisiti di coloro che hanno fatto appunto domanda di accesso a queste forme di contribuzione. In questo caso si trattava appunto dei contributi a fondo perduto che sono stati previsti dal primo decreto rilancio del maggio 2020, che era appunto una forma di elargizione senza nessun obbligo di restituzione, alla quale però potevano accedere solamente quegli imprenditori che avessero avuto un calo di 2/3 del fatturato nel confronto fra aprile 2020 e aprile 2019. E altro requisito era che l'imprenditore non doveva avere avuto ricavi superiori a 5 milioni di euro nel corso del 2019. Ebbene, i nostri controlli, nel caso specifico, hanno fatto emergere che entrambi gli imprenditori, in questo caso si trattava di gestori di impianti di distribuzione, avessero effettuato dichiarazioni mendaci, quindi certificando un fatturato di addirittura 10 volte inferiore rispetto a quello effettivamente conseguito, per poter accedere all'aliquota massima di contribuzione, che era appunto pari al 20% della differenza tra i fatturati dei due anni. In un caso il contributo era assolutamente non spettante perché l'imprenditore superava la soglia dei 5 milioni di euro, in un altro caso invece abbiamo rilevato che il contributo effettivamente spettante era la metà di quello che aveva percepito e pertanto abbiamo sottoposto a sequestro la parte, diciamo, eccedente. Comandante, voi avete appunto provveduto già al sequestro delle somme, 90.000 euro, considerato anche il periodo, non sono pochi. Sì, abbiamo subito proceduto al sequestro, su disposizione chiaramente della Procura della Repubblica di Palermo, delle somme indebitamente percepite, che sono appunto 55.000 euro nel caso di un imprenditore e circa 35.000 euro nel caso dell'altro imprenditore. Questo anche perché è chiaramente molto importante, appunto, il periodo di grande emergenza che stiamo vivendo anche dal punto di vista economico, che i fondi che sono stati stanziati raggiungano i soggetti che effettivamente hanno i requisiti per poterli percepire. Ringraziamo il comandante della Guardia di Finanza di Palermo, Gianluca Angelini, per essere stato con noi e per questi ulteriori particolari. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro.